nel mondo, ecco, a proporzioni grandi, se non insaporiamo e non illuminiamo la vita di quelli che ci sono vicino. E che è lì dove il Signore ci ha piantati nel fiore. Vi dirò di più, non possiamo pretendere di insaporire, di illuminare la vita di quelli che sono vicino a noi e poi di quelli che sono più lontani, se non insaporiamo e non illuminiamo la nostra vita. Non diamo sapore alla nostra vita, non diamo luce alla nostra vita. Perché il Signore usa queste due immagini, sale e luce? Si può vivere una vita senza sale? Si può vivere una vita senza luce? Sì, vivi la vita come quando mangi, ecco, un bel piatto, senza sale, sciapo, certamente ti dà il carico energetico di cui hai bisogno, però non c'è gusto. Questa città che si mangia così bene, ecco, immaginate di mangiare un bel piatto di pasta al carbonara senza sapore. Nessuno lo mangerà, o comunque non tornerebbe più in quel ristorante. Vivere una vita con una scelta fatta di vocazione, ma vivere queste giornate che una tira l'altra e si vive così, senza però un gusto del vivere, un sapore. Ecco, mi lascio passare addosso i giorni. Non è vita. Lo stesso vale anche per la luce. Non possiamo continuare a prendere, a urtare, no? Come se fossimo al buio, o a non vedere la strada dove andiamo, o a vedere il buio intorno a noi. L'occhio poi si abitua al buio, anche questa non è vita. Quindi, innanzitutto dobbiamo cominciare da noi, insaporire, dare gusto alle cose che facciamo, alle cose di tutti i giorni, all'ordinarietà, alla quotidianità. Spesso leggiamo che il segreto non è fare cose straordinarie, ma vivere con gusto, con sapore, le cose che facciamo sempre. E noi solo siamo gli insaporitori di questo. Non possiamo pretendere che altri lo facciano per noi. Facendolo per noi, impariamo a farlo anche per gli altri. Non dimenticate che quando Gesù dice ai discepoli: siate sale della terra e luce del mondo, li invita prima al banchetto. Invita i discepoli a mangiare con lui. Tante volte hanno mangiato, ma quella cena in cui loro si sono nutriti di quel pane, di quel vino che poi preannunciavano il corpo e il sangue di Cristo, lì loro hanno imparato come dare gusto alla loro vita, come dare sapore, nutrendosi di lui. E noi in tanti modi possiamo dare sapore alla nostra vita, possiamo dare gusto, possiamo dare luce, credendo nella parola di verità, credendo nella resurrezione di Cristo, nella forza che lui ci dà per farci rialzare in ogni nostra difficoltà, nutrendoci del suo corpo, del suo sangue, andandoci a confessare essenzialmente per sentirci dire da Dio: ti amo, nonostante quei peccati, con tutti quei peccati, io ti amo. Noi diamo sapore alla nostra vita, diamo luce. E voglio sottolineare alcune proprietà, alcune caratteristiche di queste due immagini, con cui possiamo magari, ecco, capire meglio come insaporire e dare luce alla nostra vita e quella degli altri. Cosa fa il sale? Dà sapore, questo l'abbiamo già visto. Ma il sale, tra le altre proprietà, riesce anche a conservare. Questo lo sappiamo. Adesso si usa un po' meno perché abbiamo anche i sistemi per conservare, ad esempio, il cibo, per far sì che non sia contaminato
che non si rovini, che non sia più mangiabile, ma prima, ecco, si usava molto il sale per conservare. Noi siamo sale della terra della nostra vita, perché dobbiamo conservare la bellezza che Dio ci ha dato, impedire che venga rovinata, che venga contaminata dal male, che come un tallo si vuole inserire per far andare a male, come diciamo, quella roba da mangiare, che è il pane della nostra vita, che noi offriamo anche ai nostri amici. Conservare, far sì che la nostra vita conservi le sue proprietà nutritive per noi e per gli altri. Il sale poi che cosa fa? Scioglie il ghiaccio. Siamo sale della terra, sale del nostro, per il nostro cuore quando si trova a essere ghiacciato, quando abbiamo il gelo dentro di noi per una delusione, per un torto, per un amore finito, per tanti motivi, il nostro cuore si raggela e così i nostri sentimenti, le nostre emozioni, il nostro modo di relazionarci agli altri, diventiamo gelidi. Siamo sale, sciogliamo il nostro gelo, sciogliamo anche nella vita degli altri il gelo che c'è nelle relazioni. Siamo portati a coltivare, a vivere la cordialità, la gentilezza, il calore umano, un valore da riscoprire per sciogliere il nostro cuore e anche quello degli altri. Il sale poi è usato nella scrittura per dire l'alleanza. L'alleanza. Nel brano degli Atti degli Apostoli si dice che i discepoli mangiavano il sale insieme. Forse si usa ancora un po' questa immagine. Mangiare il sale insieme vuol dire essere alleati, essere amici, pensare che su questa terra siamo tutti insieme. Siamo prima alleati della nostra vita, alleati di noi perché ci procuriamo il bene e poi anche degli altri. Luce del mondo. Cosa fa la luce? Tra le tante altre cose, la luce riscalda, la luce illumina, la luce fa venire fuori dal buio delle cose belle che prima non si erano notate. Anche nella nostra vita, quando siamo nel buio, noi non vediamo delle cose che ci abbiamo sempre. L'affetto, l'amore, delle persone che ci sono vicino, un lavoro, delle esperienze belle che ci sono capitate. Ecco, siccome siamo nel buio non le vediamo, ma anche un po' di luce basta a far vedere le ombre, a far venire fuori da quel buio che mangia tutto le cose belle che abbiamo. E questo lo possiamo fare anche nella vita degli altri. Illuminare. Noi siamo su un candelabro, dice il Signore. Cristiani, i cristiani non sono sotto il moggio era quella, una specie di tavola che copriva, se copre una candela viene un ossigeno, la candela non c'è più, splende più una fiammella. Ecco, noi non siamo fatti per questo, non siamo cristiani perché la nostra luce si spenga, ma siamo cristiani perché per essere messi sul candelabro con le nostre opere buone, illuminare prima la nostra vita e poi quella anche degli altri. Ecco, parlare di luce qui, a voi, in questa chiesa, dove abbiamo questo dono di questa meridiana, no? È anche particolare. Pensate a quelli che avevano, per cui questa meridiana aveva una preziosità unica. Grazie alla luce loro riuscivano a misurare l'ora, ad avere un riferimento temporale, a sapersi gestire, organizzare la vita, tutto ciò che corrisponde al vedere l'orario, no? Ecco, la luce serve anche a questo. È la luce del Signore che quando arriva ci fa dare
regolata. E la luce del Signore ci colpisce sempre, arriva anche nei momenti in cui non ce l'aspettiamo e possiamo regolare di nuovo l'orologio, no? Cosa è importante? Cosa devo fare prima? Cosa non è molto importante, lo posso fare dopo? Le mie priorità? In una giornata non si può fare tutto, ma se hai 24 ore e riesci a vedere pian piano che ore sono, riesci a dire devo fare questo, devo fare quest'altro, questo posso anche non farlo. Ecco, le nostre priorità. Con queste opere buone possiamo illuminare la vita degli altri, ma una cosa importante è anche quello che ci dice la prima lettura. Se noi viviamo questo, la nostra felicità si rimarginerà presto. Il sale serve anche a questo. Tutto ciò che noi possiamo soffrire, che possiamo vivere, che per noi è una difficoltà, ricordandoci chi siamo, dando sapore, dando gusto, illuminandoci e illuminando gli altri, le nostre ferite si rimarginano. Chissà perché. L'amore cancella una moltitudine di peccati, si dice. L'amore è a questo potere. Ci fa guarire, ci fa risanare le ferite e ci fa venire la voglia di vivere, perché sappiamo chi siamo e sappiamo perché siamo su questa terra. Sia lodato Gesù Cristo. Mettiamo in piedi e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato. Tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo si è incarnato.